Ciao, tutto bene? Faccio il video subito prima che questa azienda mi blocca di nuovo, perché vi spiego, io ho clienti dappertutto, ma ci sono alcuni clienti che per pagare, Dio santo, li spiego, guarda, per quelli che non sanno cosa faccio, ok? Questo è il mio micro ufficio temporale qua nel Regno Unito. E quello lì, sono tutti giudizi, e giudizi perché non pagano. Io do credito alla gente e la gente non mi paga. E adesso per quello ho scritto l'avviso legale, perché anche questa azienda mi deve pagare. E prima da tutto, vi spiego, io lavoro con vendite da 26 anni, l'ho già detto tantissime volte. Tantissime volte, ma sempre ce l'ho la stessa domanda. Ma tu cosa sei, comico? Sei non so cosa? No, io faccio delle vendite, venditore. Venditore è quello che dà la faccia. Quello faccio io, faccio l'interface tra l'azienda, il prodotto e il mercato. Quello faccio io. Rido alle persone. Per quello sì, sono comico, faccio delle barzellette. Faccio ciao, tutto bene? Come stai? Sono Agustin. E i clienti li piacciono, sono popolari, va bene? E cosa succede? Cosa succede? Per quanto riguarda la media, io ce l'ho tanti processi nella giustizia, come 5 o 6, perché la gente non paga e non so, è cambiato molto il mercato. Io ho cominciato a lavorare negli anni 90. Negli anni 90 si pagava. Si faceva la trasferenza, il bonifico e si pagava. Se tu fossi un venditore sarebbe avere un premio. Era così fino al 2004-2005. Adesso che ha cambiato cultura, l'Europa, principalmente nell'Europa, perché, vi spiego, sempre ci sono stati gli ebrei, sempre ci sono stati i musulmani, sempre ci sono stati i cristiani, tutto, ma dagli anni 2005-2006 oggi tutti quelli che hanno soldi in Europa e negli Stati Uniti e anche in Argentina e anche in Brasile sono ebrei. Non ci sono cristiani con soldi, i cristiani sono tutti senza soldi. Così ha cambiato il mercato. Quando i cristiani avevano soldi, io parlavo di prodotto, di qualità, la storia della famiglia. Oh, io vendevo arredamenti Doimo fabbricati a Treviso e anche in Brasile. Ah, è perché la famiglia Doimo ha recuperato l'Italia dopo guerra, hanno costruito questa azienda con 5.000 impiegati. Io ho venduto Ardesia dalla Liguria. Ah, perché la famiglia Rata da Genova, bla 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 bla. Questo non ci sta più. Adesso che ha cambiato i soldi, che i clienti sono tutti ebrei, io parlo 80-90% del mio tempo su pagamento. Si va a pagare o non va a pagare? Ma come paga? Ma come paga? Ma paga in contadino paga come paga, ma la lettera di credito paga come paga, e non è produttivo, non è produttivo. Vedi tutta la recessione che ci sta in Argentina, in Europa. La gente chiede lavoro, io gente che mi chiama tutti i giorni chiedendo lavoro, io sono con una banca ebrea che mi sta a domandare ma come paga, ma c'è una, non è anche. Usando le parole della comunità ebrea americana, sei vittima del tuo proprio successo. Quello lo dicono loro. Guarda, adesso io li dico a loro, guarda, you're victims of your own success. Perché loro, ok, hanno tutto questo potere adesso, ma loro non hanno liquidizia. Così la propria industria di loro è fallita. Si capisce? Se vuoi qualcuno le spiego bene, ok? Beh, così non c'è credito nel mercato europeo, non c'è credito nel mercato americano, non c'è credito nel mercato argentino, non c'è credito nel mercato brasiliano, è finito perché loro hanno adesso proprietà. Tu vai a parlare con una banca portoghese, una banca americana, una banca. Loro hanno proprietà, loro non hanno liquidizia perché è stato così. È stato così, loro hanno tantissime proprietà, ma non hanno liquidizia, così non c'è credito in Europa e l'Europa oggi è un Titanic che si sta. Andando sul mare, è fermato, sono tutte discute, ma come il prezzo? Ma come si paga? Si paga prima o non si paga prima? E tra l'altro io ho dei miei clienti che io sono popolare, se vuoi dopo faccio la presentazione dei prodotti, ok? E
ho tutti i miei prodotti, lo faccio io faccio il marchio, faccio la logistica, lo imbarco, la consegna, ma tutto il commerciale, la feria commerciale, la produzione, ma tutto, e non, ma sono 90% da 12 mesi all'anno, io sono 11 mesi con le banche, e 11, un mese di lavoro, 11 mesi banche, avvocati, contabilisti, ma il risultato, ma adesso andiamo, ok? Io ho già spiegato cosa faccio io, adesso vado, perché vado a lavorare, dico, ma questo posto è anche diventato popolare, ci cioè sono tutti a parlare di questo posto, a me piace un sacco. Dico grazie a questo canale di distribuzione Italiani su Dublino, perché legalmente, vi spiego, ci sono tante cose pazze oggi nel mondo che la comunità ebraica ha questo controllo e potere totale dall'economia americana e europea, che ci sono cose che nessuno capisce, non lo si abitua e lo vede come normale. Indipendente di chi sia quello che sono i poteri oggi, sempre è stata la corruzione, ok? E gli Stati Uniti oggi è uno dei paesi più corrotti del mondo. L'America, United States of America, è più corrotto della Sicilia oggi. Non 10 anni fa, no 15 anni fa. Oggi è corruzione. Se vuoi fare qualcosa negli Stati Uniti devi pagare la bolla. Non esiste. Loro fanno quella faccia, tu vai in America, la polizia fa quel controllo, perché tu sai che la bottiglia d'acqua deve essere. Quando vedi paesi che sono con questa faccia, che guarda, no, perché se tu lascia la penna nella migrazione americana è sbagliata così, quello è un red flag, quello è un red flag, che si chiama cortina di fumo. E la corruzione che c'è negli Stati Uniti oggi non è mai stata. E se qualcuno studia come l'America è cambiata, l'America 20 anni fa, 30 anni fa era onesta, non è più, è finito. Oggi l'America, quello che ruba prima, ruba meglio. Metti i soldi nel tavolo, io lavoro con gli Stati Uniti da 20 anni, è stato sempre il mio primo mercato. Non era mai così. Oggi, 2019, è così. Io ho un problema con la polizia di Texas, che è quello super serio, perché a Texas c'è anche la pena di morte, perché là, perché loro fanno tutta quella propaganda. Mi hanno rubato 8 milioni di dollari, ho venduto formaggio per la gente di Texas, ho fatto del polizia, sono con le polizie, e adesso la polizia della Florida, e spiegato con prove documentali, vado all'ambasciata e spiego, questa gente sta a rubare. A me mi fa vergogna degli americani, degli americani per la corruzione, e l'Irlanda perché sono pigri. Il problema dell'irlandese è che sono pigri. Sfortunatamente è un popolo che è diventato pigro. Loro hanno, si sa che hanno stato questo problema con la colonizzazione britannica, loro sono stati schiavizzati per 700 anni, c'è tutta una spiegazione antropologica, sociologica che spiega perché gli irlandesi sono pigri, perché loro non vedono il lavoro come una cosa buona, lo vedono il lavoro come una punizione, come una cosa cattiva, molto simile agli schiavi dall'America Latina. E adesso gli irlandesi pagheranno questo prezzo perché ci sono tanti problemi nella Repubblica dell'Irlanda, ma guarda. Adesso vado, ho spiegato che questo è il video primo, avviso legale, e io faccio questo video prima perché sono a fare anche i print screen, perché tutto questo è documentato e anche aggiunto a tutti i miei processi nella giustizia contro queste aziende. Perché cosa succede? Queste aziende, con Mark Zuckerberg, lui è riuscito a fare i suoi 10 billion, milioni di dollari, in 10 anni, 20 anni, ma lo ha fatto a costo di corruzione. Così cosa vuol dire? A qualche momento cade questo. Quando cade questo, io sono il primo della coda. Guarda, io ho già la mia fattura, io voglio ricevere i miei pagamenti. Sono stato anche defraudato. Perché lui è riuscito a creare questa azienda che ha rovinato l'industria della media, ha rovinato l'industria da tante industrie. Io, guarda, io sono una persona comune, io adesso sono. È un casino, ma. Perché tra corruzione a Washington e anche a Bruxelles, lui è riuscito che lui mette un contratto che tutti mettono, cioè questa è frode, ma è frode corporativa, è frode corporativa, è frode di
grossa corruzione. Non è che lui paga 5.000 euro a un poliziotto, lui paga 500 milioni di euro a un governo tedesco a riuscire a stare con questi operativi a Dublino. Lui paga 2 bilioni di dollari a Washington per avere la cosa di creare questa industria. È molto. Quello che la gente comune non capisce, il livello di corruzione oggi è multibilionario. Loro fanno le cose con 50 bilioni. Io ho un'amica che abita Hawaii, lei mi spedisce foto della sua vista tutti i giorni. È la isola completa è della famiglia Olson. Loro fanno corruzione tra Oracle, è un'azienda di California. Lui è proprietario di una isola completa, tutta una isola. Ma guarda, il costo, avviso legale, il costo di questo video è 15 euro, costo Dublino perché è stato distribuito a Dublino. È tra il canale di distribuzione che si chiama Italiani a Dublino, che lavora sulla piattaforma di Facebook Irlanda. È stato prodotto a Belfast, per quello metto il costo di produzione in libre inglese, perché dove sono io in questo momento, anche io ce l'ho un'azienda qua. Così questi 10 euro vanno per qua e dopo il 5, 15 euro dopo Facebook deve vedere come fa i pagamenti, perché penso che paga forse al gruppo Dublino prima e dopo Dublino mi paga a me 10 euro in questo caso, perché non è postato al mio canale. Beh, andiamo alla risposta. Andiamo alle risposte di quel commento che ho spedito fatto ieri, che ho visto che ci sono tante, dico, guarda, io volevo fare altra cosa di lavoro, penso che questo è più interessante, che dico la verità, c'è più lavoro qua. Facciamo le risposte. Primo mio post, io sono a fare un invito perché io vado a vederlo a Salvini, perché spiego, io non sono una persona, non sono broker, io non sono broker, mi chiamano di tutto, ma non mi chiama di broker, ok? Io lavoro con le idee, con produzione, con tutto. A me mi interessa molto quello che fa Salvini, perché io vedo che è uno dei pochi politici che sembra più genuino in Europa oggi. Tutti gli altri, non so se voi capite, non è cosa pensa lui o non pensa lui, è che oggi, con tutta la corruzione che c'è in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tutto quello che tu vedi pubblico non è la verità, non è vero. C'è gente che ancora crede, perché Boris Johnson ha detto che Boris Johnson è solo un attore, lui è contrattato da qualcuno che sta a fare degli affari, lo mettono lì solo per intrattenere. Io vado a riunioni anche di politica, si chiama il Dipartimento di Intrattenimento, loro sono per intrattenere la gente. Macron fa corso di modello, fa corso di capelli, lui vuole intrattenere. Donald Trump, lui viene del show business, ok? Angela Merkel, stessa cosa, lei è una segretaria, lei mai fa nessuna faccia, la funzione di loro è intrattenere e fa la gente parlare su qualcosa, ma non hanno nessun potere, loro non hanno nessun potere, anche perché loro non sono davvero a persuadire nessuno di niente, loro sono solo a dire questo mondo magico della bellezza, dei modelli. Se tu vedi le riviste di moda a Milano, a New York, è la stessa roba, è la stessa roba, è questo mondo del clima, della bellezza, dei capelli. Lui, Macron quando parla, lui anche fa delle fa così. Sì, perché penso che è quella bambina, per esempio, un esempio della corruzione che ci sta. Oggi si chiama che siamo in una nuova età nera, è nuova età nera, ha successo già. Un esempio dell'età nera, come mai un paese come la Svezia autorizza una bambina a lavorare in politica, una bambina, la ragazza 11 anni? Non ci sono avvocati, non ci sono, non ci sono, non c'è giustizia in Svezia, perché questo è un rapporto basico. Si va alla polizia a Stoccolmo e si scrive questo e va contro, è una bambina che sta a lavorare. Questo, guarda, io ho vissuto, io conosco molto il terzo mondo e tutto, ma questo è un diritto basico all'infanzia.
come mai hanno riuscito a mettere una bambina a lavorare, tutti, questa bambina adesso a parlare di politica, di economia, di questa. Io lo dico per i diritti della bambina, perché lei ha i suoi diritti, lei non ha sviluppo sufficiente come per sapere che sta lavorando lei, 12 anni, 11, 12, quando ha cominciato, 9 anni, non so come mai. Perché ti spiego, io ho amici che lavorano con la pubblicità e tutto, c'è tutto un lavoro gigante se tu vuoi contrattare un bambino per fare pubblicità o commerciale. E i bambini, loro vanno solo per ridersi un po', anche gli animali, cani, gatti, loro vanno solo per ridersi un po', e escono, o fanno quel lavoro e escono e vanno, tornano alla scuola. Non è così, ma immagina con la politica, economia, che non c'è niente da fare con bambini. Cioè, questa bambina si chiama corruzione, ok? È la unica forma che hanno riuscito. Così adesso è un po' di disperazione, anche perché una volta che cominciano a usare bambini significa che qualcosa sta accadendo. C'è qualcosa che sta accadendo, perché quello è perché sono disperati. Io penso che il problema numero uno è stato il Brexit. Perché quando ha cominciato il Brexit e quando perché quelli che hanno votato per il Brexit sono più inglesi, più tradizionalisti, più vecchi, e loro hanno votato contro la corruzione della Unione Europea, perché credevano loro che il problema era la corruzione a Berlino, a Bruxelles. Ma adesso che hanno fatto il Brexit, sono da 4 anni, da 5 anni, che, no, 3 anni già, no, 3 anni, ok, che sono con quel Brexit. Adesso tutta l'attenzione, non solo dell'Unione Europea, ma del mondo, è su cosa succede nel Regno Unito e anche all'Irlanda. E risulta che penso che c'è più corruzione qua che lì. Qua sta peggio, il Regno Unito e l'Irlanda sta peggio, peggio, per quello loro non sanno come reagire, perché adesso loro sono a nascondere tutto quello che hanno rubato in tanto tempo. Guarda, io ho vissuto in Brasile. In Brasile l'anno scorso è stato in carcere e Lula. Lula è venuto a Londra tantissime volte. Lui ha rubato 100 mila milioni di dollari, 100 bilioni di dollari. Bono qua dall'Irlanda andava sempre in Brasile. Lui è andato a Londra. Londra le ha dato i giochi olimpici a Rio de Janeiro. Lui è venuto a Londra con 5 mila. C'è troppa corruzione, c'è troppa corruzione. Ma è quella la questione. Torniamo qua. Ma ho spiegato il panorama generale, così forse capiscono, mi capiscono meglio. Ma ho detto tante volte cosa faccio io. Ma le vendite, venditore, sì, sono un po' comico, sono un po', ma anche faccio la parte materialista della vita. Il finale sono parlare di prezzo, di consegna, di qualità, di come si fa il pagamento, di cosa tecnica, perché io sono laureato in import-export e anche ho l'MBA in Germania, industriale, amministrazione internazionale di industrie. Io ho lavorato sempre con l'industria, fattoria di arrendamenti, fattoria di ardesi, fattoria di auto, automacchine, ho lavorato per la Fiat anche in Argentina, sempre con la parte commerciale, ok? Beh, adesso vado alle risposte. Vado alle risposte. dei miei amici e conoscenze del gruppo. Guarda, vi spiego, io a me piace trovare in persona, a me non mi piace quella, non mi piace questa roba di broker. Io non sono broker, non ho bisogno di nascondermi tra una parecchia per essere qualcuno, ok? Io vado in persona prima, ma anche utilizzo questo, ok? Ma la priorità per me è in persona, ma non si fanno più riunioni in persona. Questo sarebbe, io penso che questo gruppo si dovrebbe trovarsi ogni settimana da qualche posto. Io vado sempre a Cagliostro lì, ma mai trovo nessuno, ci sono 3, 4, 5, ma io viaggio troppo, ok? Vabbè, vi spiego. Io vado a vederlo a lui, perché non sono broker di nuovo, io lo voglio vedere in faccia, voglio come sono vado in Italia, c'ho dei parenti che sono in vacanze lì al sud. Io vado a trovare i miei parenti, e come vado a trovare i miei parenti, anche vado a trovare la mia zia lì a Liguria e dopo, e anche altri amici a Venezia, così faccio un viaggio un po' più personale. Ma ce l'ho un meeting con una persona che lavora con finanze lì a Venezia. In questo viaggio, che non è questa settimana, è la prossima settimana, ho cercato cosa fa lui. Ho visto che lui sta a Roma il 19. Ah, io vado a vederlo, la stessa forma che sono andato a vedere alla Gemma, ok?
lì a Dublino. E vado a vedere, quello non vuol dire che io sono lui. C'è un problema mondiale che penso che se tu dice che io mangio l'hamburger, lui solo mangia hamburger perché lui è molto grasso. Guarda, io ho preso la decisione di mangiare un hamburger oggi. Ma io vado lì perché voglio sapere com'è la storia, perché io sono davvero interessato. Ripeto, perché io lo vedo più genuino. L'unica ragione. Le altre sono quelle che sono lì solo a parlare, a lavorare per i stipendi, attori, non hanno nessuna personalità, non, è quasi tutto che si vede così, sfortunatamente, ok? E non è solo in Europa, viene dall'America quella, il business, il show business della poli, ma, no, ma è così, ok? È una cultura che se show, come si dice in Argentina. Beh, risposte. Ce l'ho perché ho prenotato un albergo che ci sono tre letti. Ho detto, forse c'è qualcuno perché tanta gente sta venendo dappertutto per guardarlo. E se c'è qualcuno che vuole, ha bisogno di un letto, io offro il letto, no? Non c'è problema, non c'è problema, è solo una sera. Io sono di passaggio lì, così no, non ne vado a vederlo e dopo seguo il mio viaggio, ok? Tu sei in Italia per parlare. Primo commento qua di Katusha Bonno. Ciao Katusha, come stai? Tu sei in Italia per partecipare all'università? L'Irlanda sarebbe il paese gestito di stranieri. Intendi gli americani che investono in genitori? Giusto per capire, visto che io sono un straniero in Irlanda. Katusha, mi hai domandato tutto. Mi hai domandato tutto. Ci sono tutte le domande. Io vado in Italia, no, ma penso che ho già risposto con tutto questo che ho già parlato. Io ti spiego, io non sono un straniero totale in Irlanda, ok? Questo causa molta confusione, ok? Io anche uso il cognome O'Brien, ok? La mia nonna irlandese, mia nonna, ho un po' di capelli rossi qua. Io sono molto alto, ho lungo. I miei occhi sono abbastanza italiani, e quello fa. Io predominantemente sono italiano, ma anche sono irlandese, seconda generazione. E il mio padre non ha mai fatto la cittadinanza. E il mio padre, la famiglia del mio padre, tu lo vedrai e vedrai che loro sono irlandesi. Ma la famiglia del mio padre, mia zia, io ho una nipote che ha capelli rossi. Così, io ho imparato a parlare inglese a casa. Io la mia nonna la chiamavo Granny. Non ho la cittadinanza irlandese per il problema dall'Irlanda, perché è una zia che si chiama Patrizia O'Brien, lei è totalmente irlandese, protestato tutta la vita dall'Argentina, non ha mai andato all'ambasciata irlandese a Buenos Aires a fare la cittadinanza irlandese e abitare e fare una vita irlandese per problemi dall'Irlanda, la Repubblica dell'Irlanda, non è problemi personali, ma familiare non è, è di Dublino anche, la mia bisnonna è nata a Dublino, la casa è lì a Pimlico. Di fronte alla fabbrica di Guinness, c'è la fabbrica di Guinness, ho un zio che è nato di fronte alla fabbrica di alla Christchurch, lì in centro Dublino. Così non è che sono così completamente straniero al mondo irlandese. Io quando mi sono venuto all'Europa volevo essere italiano irlandese in Irlanda o italiano irlandese in Italia. Io al finale sono più adattato al mondo in inglese perché ho vissuto negli Stati Uniti. Io sono nato in Argentina, ho vissuto negli Stati Uniti, America, I speak English. Ma sono, a me piace di due l'Italia. La mia idea è stare metà tempo in Irlanda, metà tempo in Italia. Per quello, ma la realtà lo spiega. No, per i stranieri intendi gli ebrei che hanno i prezzi delle case di Dublino. Dario Scappin, spiego, non è che ho capito, è così, l'Irlanda ha sempre, l'Irlanda prima degli anni 90, la Repubblica dell'Irlanda, è un paese di contadini, quando la Repubblica dell'Irlanda ha cominciato con la Unione Europea, la comunità ebrea di California, degli Stati Uniti, ha venuto con tutto il suo potere
subitamente e loro hanno comprato tutto. E oggi la casta dominante della Repubblica d'Irlanda è la comunità ebrea, e specialmente la comunità ebrea della California. C'è anche, se tu segui le notizie a Dublino, la ministra si chiama, ha un cognome italiano, lei Pelosi, lei è nata a California, e tutte le decisioni, tutto quello che tu vedi nella Repubblica, le decisioni sono fatte a California, tra la famiglia Zuckerberg, la famiglia Olson, la famiglia Page, che sono i proprietari di Amazon, proprietari di Google, proprietari di Facebook, proprietari di Apple, e la comunità ebrea, e anche Stati Uniti, prima, l'ebreo che ha fatto le trattative, ha aperto tutte le porte della per la comunità, si chiama Alan Shatter. Lui è ebreo, è nato a Dublino negli anni 50, e lui è stato ministro della giustizia e finanza. Lui è quello che ha fatto il progetto del Celtic Tigers, che è aprire le porte della Repubblica Irlandese al capitale ebreo, e hanno creato la Ryanair, hanno creato tutti questi affari, hanno fatto multi bilioni di dollari tra questo paese che si chiama la Repubblica dell'Irlanda, che è solo oggi, è solo una versione più complessa, ma è un offshore. La Repubblica dell'Irlanda non ha elementi sufficienti neanche per essere considerato un paese oggi. Loro seguono tutta la linea di un paese, una isola offshore, ma è la isola offshore più sofisticata che ci sta, perché c'è la Bahamas, c'è la Virgin Islands, ci sono tantissime. La Repubblica dell'Irlanda è quello per le aziende più grandi. Ma è dove tutte queste aziende fanno delle trattative, di contabilisti e tutto quello, così si deve capire. Qualcuno che vuole sopravvivere, come c'è altro un gruppo che si dice sopravvivendo a Dublino, deve capire il Torah, deve capire le leggi di Talmud, deve capire la comunità ebrea, specialmente la comunità ebrea americana degli Stati Uniti, perché loro sono quello che decidono assolutamente tutto a Dublino, specialmente. E la cultura è più Ashkenazi che Sefardi. La cultura di Dublino segue più la linea Ashkenazi, ma quello anche, si deve sapere, anche a Miami è la stessa cosa. In America si chiamano città santuari, sono città santuari, sono città che sono dentro dell'Unione Europea. Perché la maggior parte degli europei non sono ebrei, la maggior parte degli americani non sono ebrei, ma l'alta casta europea, l'alta casta svizzera, l'alta casta americana è ebrea. E ci sono, e loro hanno le sue città dove non sono, dove sono, si chiamano città santuari, che loro non seguono le regole di niente che si relaziona con l'Europa. Che loro sono più col Talmud, loro sono nell'anno 5780, loro non credono in Gesù Cristo, loro non credono nell'empatia, occhio per occhio, dente per dente, e così sono cose che si devono sapere, perché oggi siamo nel 2019, è successo, e negli anni 90 sono 20 anni già di colonizzazione ebrea, specialmente a Dublino, così adesso già ci sono i giovani che sono già nati già in questo ambiente, loro lo vedono come assolutamente normale. Sono anche arrabbiato se uno dice che qualcosa che critica agli ebrei, perché gli ebrei sono perfetti, gli ebrei sono, sai, ma California è uguale, Hawaii anche, Miami 100%, Miami e Dublino sono uguali, Miami più Sefardi e Dublino più Ashkenazi, e così è la realtà oggi, ok? Per quello non è, ma non metto questo che loro manipolano, io non faccio quello, guarda, no, io non sono nella teoria delle cospirazioni, tutta quella cosa, io vedo solo spiegare che è un po' un monopolio, perché anche gli europei anche l'hanno fatto. I cristiani anche l'hanno fatto, così non è che loro sono gli unici che la fanno. Adesso è la versione ebrea, ma i cristiani anche l'hanno fatto. Non è che nessuno la fa, i buddisti anche la fanno, è una questione di potere, ma è solo che la versione ebrea, si capisce? Non sono a fare nessun dramma, ok?
museo ci sono, quindi qualche problema per essere. Non è qualche, no? Ti spiego, non è che ci sono, qua Dario Scappina, non è che ci sono pochi, sono i proprietari, sono i capi. Si deve capire che loro sono i capi. Così, sì, sono pochi, ma sono i capi, sono quelli che domani mattina, ah, ma adesso è obbligatorio avere l'assicurazione per la macchina che si deve fare. La comunità ebrea a California ha deciso quello. Non è Leo Varacà, Boris Johnson, no, no, è la comunità ebrea ha preso quella decisione e le ha dato a loro, guarda, adesso fai quello, è finito. E altra cosa. Per esempio, adesso l'immigrazione a Dublino è tutta privatizzata, è un'azienda privata che la fa, è una decisione che non è stata fatta a Dublino, no? Non fa la fantasia, ok? Per quelli che mi chiamano, guarda, è diventato. Cacciuscia vuole che fa la traduzione, perché guarda, signor Dario Scappini, guarda, ragazzi, ti prego, un po' di. Non so, prendi qua attenzione a quello che dico perché non so, è una cosa che cominciano a parlare ma senza davvero ascoltare prima cosa ho detto. Fa prima delle domande, capisce bene cosa dico io, posso stare sbagliato e dopo si fa un altro commento, ma non commenti così senza perché superficialmente ha veduto. Guarda, sono 31 minuti, 31 minuti, ok? E anche rispondere perché c'era un ragazzo che ha detto tante delle cazze, scuse, casase, delle casase contro me e io ho spiegato le risposte e lui non parla più. Ma come mai? Ma tu rispondi, ma quello viene traduzione, signora Catiuscia Bono, faccio la traduzione. Avviso legale, in referenza per i giudizi che abbiamo iniziato contro Mark Zuckerberg, qua noi dichiariamo che il costo di questo messaggio è 10,50 euro ex works Belfast dove è stato prodotto e 15,99 for Dublino, considerando il costo addizionale di distribuzione tra questo gruppo di submedia, questo canale di submedia chiamato Italiani su Dublino. Questa è la traduzione. Metto un like perché mi è piaciuta la domanda. Sì, ma impara l'italiano prima. Guarda, ragazzi, io parlo quattro lingue, non c'è una lingua che la parlo perfettamente, perché io parlo le quattro lingue, mi schiatto tante volte, così dico che l'idioma che parlo è porting, Spanglish, italiano, portoghese, perché mischio, no, non posso, ma dopo che sono in Italia per un paio di settimane, torna e diventa meglio, ok? La L non deve essere scritta in maiuscolo e fra la L l'italiano che ci deve mettere un spazio ma un apostrofo. Guarda, anche c'è l'autospell. Io scrivo una cosa, lo cambio e dopo quando vedo e scrivo troppo subito, ok? Per quello anche ci sono alcuni sbagli che sono dell'autospell, questo della lettera maiuscola, minuscola, anche dell'autospell. Un altro genio, il correttore del telefono. Guarda, sì, Alessandro Benedetti, grazie di rispondere. Puoi ricordare quello che ti pare e ti provenci a dire la verità. Massimo è madrelingua, devi fare umorismo. Se uno che non è madrelingua, almeno assicurati di farlo bene senza trovare scritto sei parole in croce. Non ci doveva molto non fare queste figure di cioccolatino. Devi spiegare perché non so cosa vuol dire fa la figura di cioccolatino. Voli così basso che neanche lei ha colto il mio umorismo. Si sente indietro. Della critica di una persona tanto spicciola non poteva mancare la risposta razzista di bassa lega. E ti spiego delle cose pazze che ci sono oggi al mondo e che sono le cose che per noi è un po' difficile. Io sono più vecchio di adattarsi a questo mondo della comunità ebrea, che tutto quello che pubblico è ci sono due cose. Una è l'età nera, che non è non Non, 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 sono due cose diverse. Uno è che oggi la comunità ebrea non penso che sia di oggi. Oggi è un po' più ovvio, ma penso che viene da 20 anni, 30, forse da 100 anni. C'è gente che dice che da 100 anni è così, che oggi è solo più conoscevole, ok? Questo che la comunità ebrea sa, ha questo controllo totale di tutto, ok?
il totalitarismo della comunità ebrea, ok? E anche il dollaro è della famiglia Roche, tutto quello lì, ma questo dell'età nera, io lo penso che più la colpa è più dell'internet, perché l'internet ha aperto tante porte e le ha lasciate tutte aperte. E come ha lasciato tutte aperte la gente che ruba, rubato, che io sono stato rubato l'anno scorso e ho venduto 20 milioni di dollari, io sono adesso con i giudizi, perché i miei giudizi principali sono per quanto riguarda le group, il problema. Ieri con l'avvocato tutti i giorni fa le chiamate a tutti i dipendenti che lo devono pagare, è una vergogna, ok? E la polizia americana e europea è stata istruita a non mettersi con i problemi del cyberspace. Se tu hai un'idea, questa è la mia impressione, loro non sanno. Si usa l'internet dappertutto oggi, si è stata creata questa necessità, ma se tu hai un problema sull'internet non c'è polizia. E non l'hanno provato in Italia, mi dicono che non funziona. Io vado a cercare come va, come funziona adesso che torno, ma no, no, non c'è sicurezza. Tu vai negli Stati Uniti, da dove viene l'internet, tu. Io sono stato rubato per l'internet, mi hanno rubato 100.000 dollari. La polizia americana non sa, loro sono solo con cose stupide, piccole. I crimini grossi che sono a succedere tutti i giorni sull'internet, non c'è sicurezza nessuna. E io oggi so che è stato fatto di proposito. Per lobby, per corruzione a Washington e Bruxelles, perché la priorità sono queste aziende. Come mai Microsoft ha fatto milioni di dollari, ma Google, queste aziende non fanno nulla. Cosa fa Google? È un data broker, non fa niente. Cosa fa Google? Niente. Data broker, non fa niente. Come mai ha 100 bilioni? Si chiama corruzione. E si è aperta questa. Ma così sono due cose diverse. Io. Se io fossi responsabilità della comunità ebrea, è che la comunità ebrea foca troppo nell'Antico Testamento, troppo nel materialismo dell'Antico Testamento, questa cosa di occhio per occhio, e loro perdono dell'opportunità. Per quello loro mai creano prosperità. Loro fanno la distribuzione, fanno i broker, ma loro non creano prosperità. Loro non creano. Loro creano delle regole per distribuire, per fare, ma loro non creano prosperità. Io penso che questo si capisce, è un dialogo un po' più profondo, più complesso, ok? E dentro di questo concetto è arrivato questa cosa del razzista. Ti spiego, l'Antico Testamento è molto materialista e si vede nell'architettura nuova. Il più esempio è la Piccadilly Circus a Londra. Quando era cristiano c'era tutta quella cosa inglese, adesso che è ebreo è tutta questa cosa. Sterilizzata, vetri, marchi di aziende, Starbucks, Boots, che non c'è anima, non c'è niente materiale, il prezzo è tutto prezzo, come ho detto oggi, io vendo prezzo, non vedo prodotto, non voglio sapere niente, il mercato non vuole sapere niente, lo voglio sapere di prezzo, ma è dappertutto, deve fare arrendamento, auto, macchine, tutto. Io sono stato anche alla feria delle macchine in Svizzera quest'anno, cioè provare di trovare business, un fiasco, non c'è niente. Non c'è niente, è bello, è bellissime le macchine di ultimo modello, ma non ci sono affari. È così oggi, 2019. Ho trovato un vino per vendere buono, ma è altre storie, devo fare un video di 3 ore per spiegare quello. Ma dentro di questo viene la roba ebrea. Perché gli ebrei, guarda, io ho vissuto a Bal Harbour. Bar Harbor è il quartiere più ebreo del mondo, erano tutti ebrei, io andavo in spiaggia, c'era questo elicottero che sopravvolava la mia testa, non la mia, di tutti, di sicurezza. Bar Harbor, a Miami, tra Miami e Fort Lauderdale, e questo quartiere, ci sono delle navi di 15 milioni di dollari, appartamenti di 100 milioni di dollari, ho guidato, già detto, ho guidato le Ferrari, ho guidato le Mercedes, tutta la roba che non è che io ho avuto quei soldi, ma sono lì, ho lavorato con loro, dei clienti ebrei, e loro abitano nell'Antico Testamento. Cosa vuol dire? Loro non hanno la spiritualità. Loro sono focati a quella materia, a quello che vedono, per quello loro prendono questa cosa del colore della pelle così seriamente. Ma questo è l'inglese ebreo,
Nell'inglese cristiano si dice pregiudizio, e l'inglese ebreo dice razzista, perché loro semplificano e focano nell'Antico Testamento. Così per loro la vita, per loro diversità è avere un nero, un bianco, un cinese insieme. Finisce lì. Per il cristiano no. Per il cristiano noi neanche parliamo di quello. Noi vediamo, perché già si sa. Per esempio, io, quando sono tra irlandesi cristiani, per esempio, io dico, ah, io sono parte irlandese, è finita la conversa, si parla di un'altra cosa. Perché ho già detto, io sono parte irlandese. Loro mi guardano la faccia, ah, I see that on you. E finisce. Si parla di un'altra cosa, ma dove sei nato? Cosa fai qua? Qual è il tuo lavoro? È finita la storia. Perché loro guardano la mia faccia e anche un cristiano normalmente pensa, perché vado a discutere se lui ha capelli rossi, non ha capelli rossi, se il documento irlandese non ha capelli rossi. Ma perché? Questo succede molto con gli ebrei quando viaggiano in Italia. Loro lo dicono in Stati Uniti, anche in Brasile, che gli italiani chiedono perché, ma perché? Perché gli ebrei vadano a passeggiare in Italia e fanno delle domande. Ah, ma quanto costa il tomato e il pomodoro qua? E la gente, ma perché lo vuoi sapere? Come dicendo, tu vuoi comprare il pomodoro e portarlo in America? Perché vuoi parlare sui prezzi del pomodoro a Napoli? Non so, capisce? Capisce cosa dico? Quando parlo con ebrei irlandesi, che la maggior parte abita lì a Dublino, ma tu non sembri irlandese? Ma come mai? Ma chi è in irlandese? Ah, ma è la tua nonna è nata in Irlanda o non è nata in Irlanda? Ma tu hai documenti? Ma da quanti tempi abiti qua? Ma tu parli irlandese? Ma tu non hai. Perché? Ma tu non hai occhi azzurri? Perché. Io, Dio santo, sono andare sistematicamente a spiegare perché nell'Antico Testamento, nel mondo materiale dell'Antico Testamento, nell'occhio per occhio, si capisce. Per quello è questo che si usa razzista tutto il tempo. Io che sono più vecchio, non si usava come si usa oggi. Negli anni 90 è sempre stato. Il razzista è una persona che ha un pregiudizio e che toma una decisione basata in quel pregiudizio. Basata, così è una versione specifica del pregiudizio, che è un pregiudizio. Il pregiudizio sempre sta. Io, per esempio, come bianco, all'estero io ho un pregiudizio razzista pro me, contro me, che sono ricco. Perché forse tu lo non sai, ma nell'America Latina, nell'Asia, nell'Africa, nell'Oriente Medio più o meno, ma Asia, America Latina e Asia, America Latina e Africa, essere bianco vuol dire essere ricco. Così quando tu arrivi, anch'io che sono alto, ah, Agostino è arrivato, devo pagare, paghi qui, paghi, 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 solo perché è una forma di pregiudizio. Così esiste il pregiudizio. Perché uno si veste per andare a lavorare? Perché uno vuole lavorare col pregiudizio, che ha pregiudizio, ok? What a time to be alive. Marcello Daolo, grazie, grazie, un saluto. Un saluto. Ah, Luca Francesca, ciao anche. Già faccio il video. Quelli che hanno tempo, 43 minuti adesso, perché io non so parlare poco. Beh, grazie Luca per gli ok, perché sì, guarda, spiego, guarda Luca Francesca, qua sono già parte di questo, ho mostrato in inizio gli altri giudizi che ce l'ho, questa è l'altra parte, guarda, questo qua, tutti i telefoni, gente che deve pagare, che ho dato credito pensando che loro erano cristiani, non sono cristiani, questo è un altro. Perché loro non capiscono il credito, occhio per occhio, dente per dente. Io ho detto, guarda, no, non è così, si deve pagare, non è che lavoro gratis. C'è una ebrea che ha scritto, ma non c'è un contratto che diceva che io dovevo pagare. Io dico, c'è un contratto che dice che io lavoro gratis? C'è? Mi spiega, ma non è. Ma guarda, questa è parte dei documenti, guarda, si vede, vi spiego per quanto riguarda questo per esempio è il disclaimer, è già stato consegnato già in persona ai dirigenti di
di queste aziende. Questa è parte della fattura, guarda, questo è un draft, c'è la fattura, vedi, la fattura dell'Ale Group. Ho già detto che qualcuno che vuoi aggiungersi è solo scrivere l'email legal@legroupindustries.com e fa l'email che noi che inseriamo tutti, perché è, il problema con loro non è pagarmi a me, il problema con loro è il precedente, perché una volta che mi devono pagare già apre precedente per altri, perché loro mi pagano a me, devo pagare a tutti, perché non, è una cosa che loro hanno corrotto le leggi comune, si dice così in inglese, common laws, loro l'hanno corrotta. Ma la common law ci sono, non è perché la porta è aperta che tu puoi entrare e rubare, la porta stava aperta, dici ah no perché la porta, no, la porta stava aperta, sì, ma tu hai rubato uguale. E il fatto della porta stare aperta forse ti dà ti diminuisce il problema, ma ancora il problema ci sta, non è come risolvere, ok? Per quello questo anche vi spiego, guarda, questa è la fattura, guarda, l'ho spedito a luglio, questa è la prima fattura, guarda, è spedita a Facebook, guarda, a luglio, vedi, questa è la mia fattura, vedi, sono 32.000 dollari, perché mi sono domandato, ma come mai Facebook ti ha sospeso il conto? No, perché l'ho spedito la fattura, perché per quello è, perché c'è una fattura, lo devono pagare, ma sono dei clienti più per pagare, Dio santo, per pagare, non danno credito, e dopo quando tu dai credito per pagare, ma è perché così, è della religione di loro. Questo è stato spedito a marzo a Google, per esempio. Io lavoro in America, ho un'azienda in America, un'azienda in Regno Unito e un'azienda in Irlanda. Questa l'ho fatto perché io ricevo i pagamenti di Google e mi hanno pagato $100. Ma come mai mi paghi $100? Io pago $5.000 a Google e tu mi paghi 100. Tu hai $4.900 di profit. Come mai? Corruzione. Corruzione si chiama la risposta. Corruzione in inglese. Che Questo per esempio è quello che è stato spedito, guarda, questo è stato spedito a Facebook a Irlanda, è past due, non hanno risposto, non hanno pagato, non hanno neanche risposto, hanno fatto l'opposto, no, mi hanno sospeso il conto, che adesso c'è la fattura nuova, ma guarda, il conto solo cresce, io voglio fare un accordo subito, la reazione, ma stai a parlare con gente che non è onesta e che anche è peggio, perché loro hanno imparato a fare i soldi rubando, e quello è il problema, perché una volta che già sono abituati a fare i soldi di questa maniera è più peggio, più difficile di ricevere, e anche sono già corruzione già a un livello molto alto. Ma io, come ho detto, qualche giorno finisce questa età nera, io sono il primo della coda, ho lì i miei documenti, tutto registrato, ho già i documenti e ci sono lì, e uno attende, non ho urgenza, perché queste cose non... Se c'è una cosa con la giustizia è che non deve avere urgenza, non deve avere urgenza, perché loro hanno tutte... perché si devono stampare i documenti, anche stai parlando con gente che non vuole pagare, che gente che anche c'è una cosa triste della comunità ebrea, è che loro sono quello che hanno, e quello è anche lo status, è molto triste, quello è molto triste degli ebrei. E io ho avuto una vicina lì a Fort Lauderdale, che lei è il fratello era alcolico e abitava per le strade a New York. La comunità ebrea per loro è normale, ma è tuo fratello, e loro lo lasciano per la strada perché loro non hanno questa empatia, loro non vedono come una cosa, perché loro, la gran differenza di loro con altri è che loro non hanno questo della progettazione che altre regioni l'hanno, anche l'Islam, anche là tra Mohammed, e anche altre religioni l'hanno, così che io vedo in te me stesso e me stesso in te, così io parlo con te perché io vedo me stesso in te,
e loro non credono in quello, così loro sono molto, tutto è molto ragionabile. No, io vado ad aiutare, per quello erano specchi dappertutto, nella casa, sono sempre con gli specchi a vedere la figura, fanno le cirurgie perché vogliono avere, perché è quello lì, quello che vede è quello che è, finisce lì. E altre comunità, noi siamo sempre a attendere la seconda parte della storia, per quello fanno la domanda, perché? Se io trovo una ebrea irlandese a Dublino che mi comincia a domandare, ma perché? Ma tu non sei irlandese, ma tu hai documenti irlandesi, ma tu non hai che io fa, ma perché mi stai a domandare queste cose? Io voglio sapere, ma perché? Perché non è anche una conversazione semplice, è una conversazione che forse ci metterà 20 minuti, io devo tornare a casa e prendere i miei documenti, il risultato del DNA, la foto della mia grania, qualcosa. Io mi domando. Coppia della foto dell'immobiliare, ma io dico, ma perché? Perché vuoi sapere in dettaglio così? Non c'è perché. Perché il mondo è così, allora. Dopo ci sono, perché loro credono anche che è genetica, io non so, per me è solo una religione e io sono cresciuto europeo, per quello ho anche spiegato la seconda generazione, io parlavo italiano-inglese a casa. Con i miei nonni e i miei genitori, mia mamma del circolo italiano a Rosario, perché anche sono di Sud America, in Sud America e anche in Sud Africa, gli europei, noi diventiamo ancora europei perché siamo una minorezza. Un'altra spiegazione antropologica che spiega un po' perché gli europei in Argentina, in Sud Africa, nel Sud Brasile sono troppo europei. Perché noi siamo una minorezza lì, ma grande, sono 60 milioni, 70 milioni, ma ancora una minorezza, perché in Sud America sono come 400 milioni di euro. Il troll ti mette a fare adesso. Guarda, non ho mai capito cosa vuol dire il troll. L'ho già provato, ma guarda, sono vecchio, guarda, capelli bianchi qua, e ho 43. E il troll lo sto sentito così Mauro Di Biasi, mi scusa perché io non capisco il troll, ok? Io come detto, per me la priorità è faccia a faccia. Per quello l'internello lo uso come per seconda, ma lo uso troppo perché è quello che ci sta, adesso è una necessità, ma a me è sempre piaciuto fare le ferie, stare nelle vendite faccia a faccia. Un immigrato che sostiene una persona che va contro gli immigrati. Genio. Signora Mia Venus. Mi piace il tuo nome, Mia Venus. Come ho detto, io sono più, mi inquadro più come un espatriato europeo che ha vissuto all'estero. Io sono cresciuto a comunità di espatriati. Ci sono aziende italiane specialmente, aziende inglesi, aziende da tutto il pianeta. Io ho lavorato sempre con mio padre lavorava alla Fiat, così io sono cresciuto tra italiani. È come te sei un'italiana che abita a Dublino, è la stessa roba. È come che quando tu rientri in Italia ti diranno, ah, ma tu sei irlandese, non sei italiana, capisci? È quella la mia situazione. Così io non sono in questo gruppo immigrato, perché quello fa un po' di confusione, si capisce? Conosco tutte le ambasciate, i consolati, io sono stato sempre per quello, ok? Immigrato non in uno, non in due, ma bene in tre paesi diversi. Anche spiego, io lavoro mondiale, io ho cominciato quando avevo 16 anni, io facevo le vendite con le campionature, io viaggiavo al paese dove abitavo. Con la campionatura prendevo il pullman, il treno, e andavo da tutto questo paese che è del tamagno di Dublino, si chiamava Belo Horizonte, in Sud Brasile, in Brasile, centro Brasile, centro Brasile. E ho cresciuto lì e io faccio adesso no, da 20 anni io faccio la stessa cosa, ma faccio tutto il mondo. Così mi puoi comparire, non so, Marco Polo. Non so, perché io faccio tutto il mondo, io vado in Cina, torno, vado dei paesi che ho avuto residenza, Italia, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Irlanda.
altri 5 paesi, altri 2 paesi che sono stato spesso, Thailandia e adesso il Regno Unito. Ah, ho anche studiato in Germania, così io davvero, perché io è la natura del mio lavoro, ma io sono sempre basato, sono sempre in un posto. L'ultimo posto che sono stato più tempo è stato Miami, alla Florida, sono stato 6 anni. Io sono uscito di là per conto della immigrazione americana, ragione numero uno. Io mi sono stanco di fare tante papere. La burocrazia per l'immigrazione americana non giustifica le opportunità che gli Stati Uniti offre per se tu sei cittadino italiano. Ok, così quella è stata la ragione, ma a me piace l'America, non è che avevo dei problemi grossi negli Stati Uniti. Un paese che a me non mi piace è il Brasile. Dei paesi che ho vissuto, l'unico paese che io sono arrabbiato si chiama Brasile. E l'Italia non c'è problema, gli altri paesi, Germania, e anche la Thailandia, a me piace la Thailandia, rispetto alla Thailandia, ma il Brasile a me mi fa impazzire, il Brasile. E ho cresciuto in Brasile. No, ti prego, un altro pippone? No. Signor Raffaele Filiberto di San Giovanni, io non ti capisco, ok? Così comincerò a ignorarti perché tu fai questo gioco del broker anche, perché tu questo... Non ti capisco che ti dica la verità, non so davvero, no, non ti capisco, non sono intelligente o sufficiente perché tu fai questo, come che tu dici delle cose buone per dopo mettere il veleno? No, no. E anche per le tue risposte tu non sai neanche a guardare i video perché no, davvero no. Così ti saluto, arrivederci, va bene? Un saluto. Carmen Galantuomo. Sì, anche hai scritto, ah, andiamo a prendere una birra, ma dopo vieni con Pippone, non so neanche cosa vuol dire Pippone. Ma non hai bisogno di guardare nulla, va bene? Guarda, ti saluto. Vai a vedere con i tuoi amici lì, anche Andrew Marciu, anche l'ultimo messaggio che ha scritto lui. Mi ha detto, e quando vedo che l'ho scritto, che lui che la gemma, dico, sono cose che per quello metto il prezzo, che è la consulenza, ci sono commenti e domande che vengono quando uno sta a parlare, che uno dice, questo succede anche con le vendite, ok? Quando vado a vendere riso, viene una persona che vuole comprare riso e dopo dicono, no, perché il riso viene dall'Africa. Quando vengono qualche commenti, io devo fermarmi, spiegare geografia, cultura, storia, qualcosa, e dopo si segue la spiegazione. E quello costa, quello è il problema, quello si deve pagare e non è te o qualcuno, alcune cose, è una cosa sociale che si deve pagare. Sfortunatamente è un'età nera e adesso c'è la generazione perduta, che sono questi millennials, che è una generazione che costerà troppo da 10-20 anni perché non è una generazione che produce molto. E già ci sono dei problemi che già vengono di questi problemi dall'età nera, perché tutti quelli che hanno cresciuto nell'età nera è difficile, sarà abbastanza difficile nei prossimi anni, che ti dico la verità, perché il conto del costo, perché gente come io, gente più vecchia, noi abbiamo troppo lavoro e non abbiamo pagamenti e l'economia si va tutta a piacere una generazione perduta e non e costa, è quella la questione di oggi, cosa fare nell'economia se sta tutto fallendo, sta fallendo, non è solo l'Europa, sta fallendo, sta cadendo, si dice anche il fine del mondo occidentale, si dice che questo momento che stiamo vivendo. È un'età nera, ripeto, è un'età nera, è un'età di molta corruzione. Cioè, parli tu che sei il primo straniero in Irlanda e mi sa che lo sei pure in Italia. Ah, Pietro Vaz di nuovo, ti spiego che forse per la comunità ebrea di nuovo, come ho detto, tu sicuro fai parte di questa comunità, voi state bene, e spiego anche che è una comunità piccola, quello è il problema, che...
Voi avete troppo potere, ma sei piccolo. È piccolo. Questo è il problema anche di oggi, che c'è questa. Sta il mondo cadendo, ma anche c'è questa piccola mafia che sta a controllare tutto. E le cose diventano peggio. Quanto più tempo voi state in potere, più tempo voi state a controllare, peggio diventerà tutto e più lavoro ci sarà per quelli che vogliono sistemare qualcosa nel futuro, ma è così, perché no. Beh, ti saluto Pietro Vas, un saluto a te, va? Lorenzo Cipriani, lo dico che sei un troll, hai raggiunto vette eccelse. Lorenzo Cipriani, ancora, stessa roba, la roba del troll. Io a me non mi. Non so davvero perché. Io lo vedo come una generazione perduta, è triste, ti dico la verità. Per non parlare delle ebree che rubano il riso. Mai detto, loro non rubano il riso, loro rubano i miei soldi. Io ricevo i miei pagamenti. Non quelli sono i comunisti. No, i comunisti anche sono ebrei, ok? Il comunismo viene di Karl Marx e della comunità ebrea tedesca. Loro non hanno creato il comunismo. Il comunismo è ebreo, così non sono cose diverse. Vedete che rubano il riso. E loro non rubano il riso io ce l'ho. Il riso no. Il mio problema è quando faccio delle trattative, delle consegne, io devo ricevere i miei pagamenti, devo fare delle burocrazie e ogni volta che faccio un imbarco ci sono come 500 a 1000 ebrei a chiedere lavoro, loro vanno a fare i documenti, loro vanno a fare la trattativa, loro vanno a fare. Non c'è un sistema che sta in panne, perché ci sono troppi ebrei, io seguo l'amministrazione ebrea. Dall'Europa e dall'America è stato un fiasco. Non hanno creato nessuna ricchezza, hanno impoverito il continente più ricco del mondo. Sono riusciti a impoverire l'Europa, il continente più ricco del mondo. L'hanno fatto con l'Argentina, nell'Argentina che era il terzo paese più ricco del mondo, ancora si giustificava con altre scuse, ma come hanno impoverito gli Stati Uniti e l'Europa è incredibile, è un'amministrazione, è un fiasco di amministrazione, perché è molto chiuso, è molto focato in cose materialiste, nei prezzi, quanto costa e quanto non costa. Per quello di là è un po' più complessa la discussione qua e anche come spiego si deve pagare perché non posso regalare così informazione per gente che non. Che sta, non so che dica la verità, non capisco perché gli ebrei. E alcune volte io penso che quelli come tante volte anche ha bisogno di spiegare cosa vuol dire ebreo. Ebreo non vuol dire che vai alla sinagoga, e anche quelli sono gli ebrei ortodossi, come si dice, che il cattolico praticante esiste. Ok? Così tante volte tu sei ebreo anche te, così Nicola Volpe, la prossima volta tu dici per non parlare di noi che rubiamo il riso, ok? Perché la tua risposta è basata nell'Antico Testamento, ok? Flavio Napoli Onda. Ha 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 ha. Va bene, anche a te. Ha 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 ha. Il ha 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 penso che vuol dire che sta ridendo, ma va bene. Eleonora Adriani. Beh, grazie della questione, ti spiego. Sì, sono due letti disponibili. Se hai tanti amici che vengono da. Se vuoi anche metti in contatto, ok? E vediamo se si può offrire una donazione, perché visto che c'è gente che viaggia da lontano. I'm feeling sick. Ma Giulia Continati, perché? Cosa è successo? Quello vuol dire che hai qualche problema di salute? Cosa è successo? Fiona Gal. Ancora qui, ti spiego ragazzina. Perché c'è la legge? Sì, signor Mark Zuckerberg non ha un potere completo e totale che lui può fare quello che vuole. C'è troppa corruzione? Sì, c'è troppa mafia? Sì, ma non è la barbarie, non è che è il fine del mondo. Lui ha obbligo di rispondere alle lettere, sono le lettere qua, sono avvocati, poliziotti anche, si capisce?
lui deve rispondere. E se tu vuoi capire, tu devi andare a... c'è sull'internet, ok? E lui è stato interrogato per 22, come 20 ore del congresso americano. Lui ha fatto dei crimini tantissimi. Ok? Per quello funziona. E lui non ha questo potere, ok? La Torre, un saluto a Alessandro, Steinhardt, Alessandro Marrone, Raffaele Filiberto, Carlo Francesco, Antonio Jacopo e Darius Capinga. Sì, un saluto a tutti, anche a voi. Anche a voi. Agostino, tu sai che ti vogliamo bene, ma l'essere pro Salvini non te lo possiamo appoggiare. Federico Ismail, ti spiego come ho detto, di tutto che ho visto nelle notizie, lui mi sembra l'unico che ha un po' di genuinità e parla dei problemi pratici che ci sono. Gli altri è solo questa roba che non ha nessun potere. Gli altri sono tutti. Berlusconi per me lo peggio, che ti dico la verità. Mi piace il suo potere, mi piace come lui è popolare, mi piace quella parte che lui lavora, ma non è una persona che insegna niente, non è una persona che è un esempio di niente, lui è solo questo bon vivant che dice qualcosa qui, qualcosa lì. Non è, Salvini almeno vedo che c'è lo sforzo, lui vuole parlare, vuole spiegare. Ma anche ti spiego, noi abitiamo in età nera, così non dobbiamo avere delle fantasie che esiste perché è un'età nera. Anche, guarda, anche il Papa, è quello dall'Argentina, io lo conosco dall'Argentina, non è che lo conosco, ma dall'Argentina. Lui tante volte fa il lavoro di broker, anche lui. Così non so, è un'età nera. Non è un'età bella, non è un'età, non c'è. Spiego cos'è l'età nera. C'è l'illuminismo e c'è l'età nera. La vita è uguale, c'è il cattivo, c'è il buono. L'unica differenza è quando comincia un'età nera è che il cattivo è pubblico e il buono è underground. Il buono è mafia, il bovio è nascondito. E quello si pensa che ha cominciato dopo il 9 settembre, che quell'attacco lì a New York sarebbe il giorno che ha cominciato l'età nera. Ma la roba viene cadendo da anni, non è in un giorno si crea un'età nera, ma oggi siamo in un'età nera. Io, che ho 43, ho vissuto gli ultimi anni dell'illuminismo, quando era l'ultimo, quando stava finendo l'illuminismo, così io ancora ho memorie degli anni 80, degli anni 90, che ancora ci stava, che le cose cattive erano cose fatte nascondite, non erano cose fatte in pubblico, non era visto come un esempio, non era, rubare non era visto come una forma di diventare ricco e di essere popolare. Oggi quello è visto come una cosa assolutamente normale. Si capisce, per quello costa troppo spiegare bene e cattivo nel 2019, perché la mentalità pubblica è cattiva, è un mondo cattivo, è un'età nera, non ho dubbi, è un'età nera. Per quello ho già spiegato, io vado per sempre, ma io vado a vedere, sono le opzioni che ci sono. Io anche sono più del nord, mia famiglia è da Liguria e c'ho questa cosa organizzata del lavoro, dell'operazione, siamo più sistematici, così forse io lo capisco a lui meglio di altri, perché anch'io Liguria è da dove viene la famiglia della mia mamma, mio nonno, Liguria. Sento puzza di Reportino, non so per cosa, non so, Andrea Niri. Un saluto Gioia Bonin, un saluto Luca Francesca, grazie dei commenti. Gioia Bonin, poi quando torni a Roma stacci. Tipica tizia da centri sociali. Che ti ha fatto di male la città? Stacci. Questo mi sono perso nell'italiano, non so cosa vuol dire, ok? Non so. Un saluto Gioia, sembra qualcosa positivo, non so. Vai a cagare tu, il tuo italiano di merda è Salvini.
Ogno de as e però non c'è bisogno di essere offensivi. A soretta. Ogni dea, sei un nazi vegana, ora si spiega. Guarda. Ma ogni dea se un insulto, va bene, insultare. Il Raffaele di nuovo, non ti capisco perché tu attacchi e fai il buono, dopo attacchi, fai il buono, non ti capisco davvero. Ma stai zitta, pidiota. Un dritto disco. Non so, non ho capito. Tiziana Kindia, Kindiamo, grazie, anche a te facciamo il segno della croce. Anche a te. Ma su alcune cose ha ragione. L'Irlanda del 2018 sta in discesa, con il Brexit avviata verso la merda. Leggetti i giornali. Esatto, grazie, Giovanni da Bund. Applausi, Giovanni da Bund. Esatto. Guarda, Giovanni da Bundo. È vero. Finalmente qualcuno che legge il giornale, è vero, guarda, sta in discesa l'Irlanda. La Irlanda, io penso che, guarda, io ho un'amica molto intelligente che lei ha lavorato come venditore e avvocata, anche lei ha vissuto 3 anni, lei è andata via da Dublino e lei dice, guarda, che lei non vede altro destino per Dublino e l'Irlanda, che convulsione sociale, più povertà, io non lo vedo così negativo, ma lei lo dice affermativamente, che il futuro di Dublino è una nuova Nigeria, che saranno delle convulsioni sociali, che la popolazione, come è cominciato già l'anno scorso a West Park, che la comunità africana irlandese ha cominciato a distruggere i supermercati per rubare cibo. Che a quello va Dublino, l'Irlanda, che non è davvero una buona opportunità di comprare niente in Irlanda da vendere, e che perché i problemi sociali, che Dublino sarà piena di no-go zones, Dublino sarà piena di violenza, di sicurezza, che la povertà comincerà a portare tutti questi stranieri in fretta adesso per nascondere corruzione, e questa gente non avrà lavoro, questa gente comincerà a rubare. E la polizia di Dublino specialmente è un fiasco, loro non sono preparati, loro non sanno neanche un fiasco, hanno con quelle macchine, li fanno il brainwash, allora la priorità è controllare la patente guida e se la patente guida è espirata o no e se c'è la bottiglia d'acqua lì, ma quando comincerà la violenza a Dublino non ci sarà protezione, le sicurezze sono tutte private, loro fanno la sicurezza solo dei ricchi. Non, le aspettative per Dublino non sono buone, non sono buone, non sono buone, che ci sarà convulsioni sociali, saccheggio di supermercati, saccheggio di camion, che il camion arriva con il cibo, la gente va e saccheggia il camion, ruba il cibo, quello che si specialmente di come va dopo il Brexit, che ci saranno dei problemi sociali lì, e così non è la posizione del governo irlandese, è stata molto diretta, loro hanno dato priorità alla corruzione, al lavaggio di soldi, e non sono stati avvisati con lo scandalo di Apple, e non penso che neanche l'America e l'Unione Europea vogliono aiutare l'Irlanda. L'Irlanda si va a cadere da sola. Perché dopo che hanno rubato tanti soldi, tu pensi Ryanair, tu sai quanta gente ha rabbia di Ryanair nell'Unione Europea? La Ryanair ha rovinato l'Italia, ha rubato soldi di tanta gente, che c'era questa industria in Europa aerea e adesso è questa merda di Ryanair che tu devi portare la valigia, tu sai, tu pensi che è davvero. Che uno che viaggia solo non dice guarda offresci un prezzo più, non è, io non so, ma quelli che lavorano nell'industria sicuro non sono contenti quando comincia a cadere l'Irlanda, cade da sola. Anche altri problemi, l'Apple, tu pensi che c'è gente in Finlandia che è contenta con quello che ha fatto l'Apple, che ha rubato 74 milioni di dollari da tutta l'Europa, che la Nokia, quei cellulari lì quanta gente ha perso il lavoro? La Nokia era un'azienda di prima classe, un'azienda che stava da tutto il pianeta, è arrivata la Apple a Europa e ha rovinato il mercato.
Come? Perché contabilisti a Cork hanno fatto delle trattative. Tu pensi che una volta che cade l'Irlanda, questa gente in Finlandia dire no, io voglio aiutare, adesso mettiamo soldi in Irlanda per recuperare l'Irlanda. Gli Stati Uniti? Peggio. Perché gli Stati Uniti si parla qua, solo si parla del mainstream, del social media degli Stati Uniti, ma la gran maggior parte degli americani sono ra molto arrabbiati. Molto arrabbiati. Quando cade l'Irlanda, loro non vanno anche. Guarda, perché tutte le aziende americane che sono trasferite in Irlanda per fare delle trattative, per rubare, per non pagare, per fare. No. Non penso anche che, neanche, non so davvero, io davvero l'Irlanda non so, diventerà come una Grecia, come quel paese che non, no, e per far più difficile questa cultura della pigrizia, che loro sono pigri, loro vogliono stare a bere la birra al fine settimana, non hanno, e io davvero non so, e con questa, tutta questa, perché. Per esempio, ha già una linea aerea, Dublino-Tel Aviv. A me se mi assomiglia molto all'Argentina, perché l'ho visto nell'Argentina degli anni 90. L'Argentina è il paese più irlandese fuori dall'Irlanda. Perché uno pensa che ci sono tanti italiani in Argentina, come la mia famiglia, che è anche italiana, ma. E gli irlandesi sono venuti prima e gli inglesi hanno colonizzato l'Argentina per 100 anni, così l'Argentina è come anche della mia nonna, faceva parte di quella comunità, Che Guevara anche di quella comunità. E la mia nonna ha dato classe di inglese a Che Guevara lì a Rosario, e Che Guevara Lynch. E quando si è rovinata l'Argentina, si è rovinata, e gli ebrei avevano già i suoi aerei a Ezeiza, a Buenos Aires, e hanno fatto come 10, 20, era come 10 aerei pieni di soldi, oro, diamanti, tutto, l'hanno portato tutto a Madrid, e io penso che sarà uguale a Dublino. Gli aerei hanno già la linea aerea, Dublino-Tel Aviv, sarà pieno di soldi, dollari, diamante, oro, e loro vanno a Tel Aviv e bye 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 bye. Io davvero non vedo, non so, ma è per quello che non so, dico che non è, io non pensavo così 2 anni fa, ma tutto quello che si vede adesso, la droga, altro che fa, anche la droga è quello, è il condimento per tutto il caos, tutta la droga che ci sta, come la polizia irlandese protegge ai trafficanti di droga a Dublino, come io davvero, io sono abbastanza pessimista, che dico la verità, vado, io la mia azienda in particolare, vedo che l'azienda a Dublino sarà più per carità e azioni sociali, che dico la verità, produrre, impossibile, impossibile. Non c'è manodopera, non c'è, le tasse sono assurde, la matematica della burocrazia è impossibile, perché il costo della corruzione qual è? Non è solo la corruzione, ma il problema è che sono 20 anni che non si lavora in Irlanda. Loro adesso vogliono uscire dall'Unione Europea, non so, ma loro non si lavora, il paese è stato congelato negli anni 90 per proteggere la corruzione. Ma adesso le leggi sono ancora degli anni 90, degli anni 80, ci sono tante leggi in Irlanda che neanche esistono per conto della corruzione, perché la priorità è solo prendere i soldi di queste aziende, questo quick cash. Così non so, ma forse, guarda, dopo il caos viene la bonanza, c'è bisogno di, alcune società hanno bisogno davvero di cadere, e il vantaggio dell'Irlanda è che tra l'Europa, gli Stati Uniti, Canada, l'Argentina non ha avuto quella fortuna. L'Argentina, una volta che è caduta, è stata mangiata dai brasiliani, Paraguay, Bolivia, è finita. L'Argentina è assolutamente finita. Oggi l'Argentina è terzomondista come la Venezuela, come la Bolivia, come il Cile, è un paese sottosviluppato, è diventato l'America, è finito lì. Il mondo occidentale in Argentina è assolutamente finito nel 2001. L'Irlanda non avrà quel problema, perché l'Irlanda e tutti i paesi vicini non sono terzi mondo, al contrario, sono tutti i paesi più ricchi del mondo, cioè l'Islanda, la Norvegia,
Stati Uniti, Canada, e così una volta che è rovinata l'Irlanda, non è forse meglio, si capisce, forse meglio dopo l'Argentina, no? L'Argentina quando è rovinata, io l'ho visto saccheggiata dai latinoamericani, sono venuti brasiliani, Paraguay, Bolivia, erano in massa a arrivare, e adesso tu vai a Buenos Aires e dici, ma questo è Buenos Aires? Saccheggiata, ma saccheggiata, io l'ho visto a Rosario, saccheggiata, saccheggiata, venuti da gente dappertutto una volta che è accaduta l'Argentina nel 2001. Oggi è come Rio, come Johannesburg in Sudafrica, che tu vedi i palazzi, si vede, ah, qua è stata una civilizzazione occidentale importante qua, ma non ci sta più. Non ci sta più, c'è il Teatro Colón a Buenos Aires, c'è anche a Johannesburg in Sudafrica, c'è questo si chiama la Manhattan dell'Africa, ma no, Rio, che c'è tutto quello, quei grattacieli di quella epoca europea, ma quello non ci sta più. Non, è anche un po' triste tu come europeo di andare, di vedere, ma è un buon studio, si usa come studio sociologico, trovo, che sapere a dove va il globalismo nel caso dei paesi europei, come finiscono i paesi europei, no, dopo tanti anni di globalismo. C'è qualche altra domanda? Nili, le braccio dritte delle orecchie, l'ultima parola non funziona, scegli un, comunque se il Signore vuole, virai, vedrai, come tu hai spiegato l'economia, ci sono altri fattori in gioco, come il movimento libero di capitali in Europa e le basi delle tasse in Irlanda per le aziende che stanno creando conflitti, è tutto collegato ed è abbastanza difficile da spiegare se non farlo capire a chi non vuol sentire. Il Regno Unito era uno dei paesi più forti economicamente per l'Europa, andarlo a prendere andrà a destabilizzare abbastanza l'Irlanda tra quelle che ne risentirà. Sono d'accordo con il lasciamo stare. Come piace Giovanni d'Abundo, grazie, grazie Salvatore, il Salvatore, io ero già in depressione dei messaggi che ho visto prima, guarda, nessuno ha l'obbligo di sapere tutto, io perché sono venditore, mi piace parlare, spiegare. Ma si vede dalla maggior parte, ma ripeto, questo viene dall'età nera che abitiamo, perché non è stato, è tutto da nascondere, si vede nei commerciali, è sempre da nascondere, si vende questa illusione di un mondo perfetto che non esiste, ok? E che una volta che uno davvero studia in profondità, Guinness è il fiasco totale, è un'azienda indiana, Guinness è un'azienda indiana. La famiglia Menendez, loro sono di Mumbai, loro abitano a Londra, in Inghilterra, e loro sono proprietari di Guinness, di Hennessy, di Heineken, così tu che vedi tutta la pubblicità, perché quello è tutto finto, è solo per nascondere l'età nera che abitiamo. E tante volte, quando tu stai vivendo, lavori, te lavori, ma tu vuoi credere alla bugia, perché non c'è, qual è l'alternativa? Uno crede alla bugia per sopravvivere. Capisci? Io sono fatto questo perché ho visto un'opportunità di risolvere i miei problemi, perché io ho le mie proprie aziende, ma se uno non ha, se tu stai lavorando, tu è meglio prendere la bugia, è come uno scapismo, capisci? Uno scapismo, uno va a credere alla bugia, beh sì, la Guinea è finita nell'86. Aer Lingus è finita nel 90, e British Airways, che se vai a leggere neanche è britannica, proprietà di qualche gruppo straniero, non è, capisci? Sono tutte speculazioni. Leonora, in questo gruppo avere discussione civile è impossibile ormai. Tu gli dici che il governo ha già preparato tali riforme, aumenti, eccetera, e quelli mettono le dita nelle orecchie. Guarda, Giovanni d'Abundo, io vado solo a leggere i tuoi commenti perché sono molto buoni. Se qualcuno vuole la versione parlata, Giovanni d'Abundo risponde a Eleonora Adriani: su cosa accadrà sono d'accordo che sono speculazioni, su altre cose non sono speculazioni. Il governo irlandese ha già preparato i vari tagli, le riforme sulle tasse, housing scheme e welfare. Mi piace. In questo gruppo avere discussione civile, l'ho già letto. Fonti. Ok, guarda Luca, vuoi sapere il fondo? Guarda, finalmente mi piace, metto mi piace, qualsiasi fonte di news, guarda, guarda, un problema con questo di chi si fa il gratis, per quello sono a mettere il prezzo nei miei commenti su Mark Zuckerberg,
Il problema della bassa qualità dell'informazione è perché non si sta pagando, non è professionale. Una volta che la corruzione a Washington, la corruzione a Bruxelles ha permesso che aziende come Facebook creano un'azienda di media e non pagano alla gente che crea contenuto, erano 7 milioni di persone che sono state, 7 mila milioni di persone che sono state usate, che non ricevono un centesimo per il lavoro che fanno di creare contenuto. Ovviamente c'è un contenuto di bassa qualità. E qua si parla dappertutto, la fake news, la fake news, la fake news, le notizie finte. Perché è di bassa qualità, non si sta pagando. Un giorno, pensa a una persona che ha fatto la facoltà, uno dei motivi che no, ho avuto compassione con la signora Gemma, lei è giornalista, lavorare per le strade, ed è, ma come mai la povertà? Perché si vede, indipendente di cosa dice lei oggi o no, ok? Si vede che lei è professionista, lei è una giornalista, lei ha una carriera di giornalista. E era tra lavorare gratis a YouTube, non le hanno pagato nulla. Lei è una ragazza che io penso che lei dovrebbe andare in vacanze. Lei ha 50 anni, ha lavorato come 30 anni tutta la sua vita. Come mai viene un'azienda e le dice no, non voglio. E anche il Facebook me l'ha fatto a me adesso che le ho spedito la fattura. Mi ha detto, ma se ho spedito lavoro commerciale, viaggio tutto il mondo. E io le ho anche spedito la fattura del mio contenuto perché loro mi devono spedire su un CD portabile che lo posso trasferire a un'altra. È mia proprietà, è il mio contenuto. Io lavoro con vendite, i miei video, le mie foto, le mie dati personali. Tu, quando tu, se tu decidi buttarmi via, tu prendi il mio contenuto e tu me lo spedisci. Non ho bisogno neanche da chiedere. Come mai che c'è una corruzione così abusiva che un'azienda di questo tamagno si vede nel diritto di attuare così contro quelli che l'hanno lavorato? Per quello la qualità di quello che si legge è bassa. E anche quando vai a un giornale normale, anche il giornale ha problemi perché la competenza ha tutto questo problema del lavoro gratis. Ma l'attenzione, il tempo che si perde. Per quello il livello di così per avere le notizie, la fonte di news è un casino. Qui in Irlanda legge i giornali e infatti sa che gli aumenti in questione saranno solo iniziali dovuto al nostro legame, diciamo, logistico con gli UK. Per il resto non è neppure detto che alla fine il Brexit avvenga. Se segui i giornali magari saprai sempre che cosa è successo proprio ieri sera. Ecco. Andrea Niri. Che buono. Il problema non è quello logistico, è il Regno Unito, la situazione economica, fattore di gioco, economia. Qual sarebbe il danno economico? Lo sai quante aziende multinazionali rispetto alle UK? Andrea, non ho idea. Vabbè, lasciamo stare. L'approccio dite nelle orecchie come adesso la parola non funziona, scegli uno. Comunque vedrai, spiegate, ci sono altri fattori di gioco libero. Capitale Europa e le basse tasse in Irlanda per le aziende che stanno creando conflitti, è tutto collegato e abbastanza difficile da spiegare. Sono far capire che il Regno Unito era uno dei paesi più forti economicamente. Avevo già letto. Esatto, come ho detto, la mia opinione è che il Brexit è perché loro vogliono stare fuori dalla corruzione dell'Unione Europea e risulta che c'è più corruzione nel Regno Unito e nell'Irlanda. E adesso che tutta l'attenzione è qua, loro. Questi 4 o 3 anni che sono a discutere questo, come fare per nascondere, come fare per amministrare tutto. Io penso che il Regno Unito sarà ok, ma l'Irlanda, il livello irlandese e cosa sono a fare con questo Leovaracare. L'Irlanda penso che va come l'Argentina a cadere una volta in più. E Irlanda e Argentina, il paese più. Si assomigliano tantissimo. Sono trovati nella tua comunità hosting, Jonathan Alfieri. Mi vendi il riso prodotti da altri. Ergo fai mediazione. Ergo sei il mio broker preferito. Jonathan Alfieri. Ma i brain del gruppo ne abbiamo. Facciamo un shit in di protesta sotto la casa sua. Sì, la stessa cosa. La stessa cosa si è contestato io, ma mi ha fatto un video di un'ora senza rispondere. Ah, il Raffaele è quello che non legge, quello che non. Che non. Che non. No, metto un dislike. Disclaimer. Ok,
Jonathan Alfiere, e spiego perché ho già visto che mi chiedono che sono io l'ebreo, che sono tutti l'ebreo, l'ebreo sono io, vi spiego. Io vengo, rispondo perché Raffaele dice, ma io ho già risposto. Io vengo dalla alta classe argentina. I miei nonni sono imprenditori. Migrati dall'Europa, andati in Argentina quando aveva, e le è andato abbastanza bene ai miei nonni. E il padre e la mia mamma sono sposati in una cattedrale enorme. La mia mamma è andata con una limousine al suo casamento, quello nel 70. Sono già 30, 49, 49 anni fa. Tutti questi ultimi 20-30 anni con la globalizzazione, con il casino, e io sono rimasto ancora stare lì, okay, tra i ricchi. Ho cugini, fratelli che sono milionari, loro vanno. Sono a spiegare queste cose così forse mi capiscono, perché a me interessa parlare, ok? E che lui quando va a Buenos Aires sta nella sua nave. Io ho vissuto a Bar Harbor, il quartiere più costoso della cosa. Io Donald Trump l'ho visto da 100 metri da me. Io sono andato a Boca Raton a vederlo nel 2015. Io conosco Mare Largo, quella regione, ho un amico che abita lì, che è vicino di lui, ok? Io sono così, io vado, conosco. Ma se tu cerca il mio conto bancario, non ho milioni, per quello ho i miei giudizi, perché adesso con i problemi che ci sono, questa gente mi deve pagare, perché non è costato barato creare tutto contenuto per 11 anni alla famiglia Zuckerberg, e dopo loro sempre mi sospendono il mio conto. No, tu paghi, tu devi pagare, c'è la fattura, tu vai, fai la trasferenza, i bonifici, si paga. Ma in questa situazione e in questa cosa che è successo, io fino agli anni 90, metto gli anni 90, 90, 2005, gli ebrei in Argentina, in Brasile e anche negli Stati Uniti, perché io non venivo molto in Europa, ok? Io in Europa ho venuto la prima volta nel 98. Io sono cresciuto in comunità europee in Argentina, ma all'Europa Europa sono venuto nel 98. Ma io, tutti i ricchi, perché io alla questa alta casa, mio padre aveva il laboratorio, lui era dirigente della FIA, lui faceva delle. Lui adesso è pensionista, ma io sono sempre stato con questa alta gamma americana, brasiliana e argentina. Brasile, Argentina e Stati Uniti, parliamo di paesi grandi. L'Argentina è il settimo paese più ricco del mondo, il Brasile è il quarto, l'America è il primo. Come spiegando che io ho vissuto in questi quartieri più costosi dell'America, anche São Paulo, anche Buenos Aires, così io conosco. Io ho amici che sono proprietari di Famiglia Munir, per esempio, loro sono di Sicilia originalmente, abitano in Brasile, loro hanno delle terre lì, hanno delle mucche, così. Di 20 anni, dal 2005 adesso, gli ebrei hanno cresciuto, e adesso sono tutti ebrei, e sono tutti nuovi, noi diciamo nuovi ricchi, il nuovo rich. E tutta gente che non so, e adesso sono a parlare perché sono argentino, no perché sono americano, perché negli Stati Uniti si fa così. Ma chi sei te? E loro parlano tante cose, io dico, ma che sono cose che si vedono nella media anche, ok? Che tu vai a vedere la media, dici, no, perché Donald Trump è il meglio presidente della storia dell'America. Dico, ma Washington ha creato l'America, no, non lui. No, perché l'America adesso sono tutti ebrei. Negli Stati Uniti in particolare, ok? Perché il Brasile e l'Argentina è più cosmopolita, ma negli Stati Uniti è cristiano. È stato creato dai pellegrini che sono emigrati dall'Inghilterra agli Stati Uniti, e hanno il Thanksgiving. È la data più importante per gli Stati Uniti e anche per il Canada. E quello è totalmente in relazione con cristiano, non ha niente da fare con gli ebrei. In quell'epoca loro neanche sapevano cos'erano gli ebrei.
gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina erano paesi freddi, no, non sono stati colonizzati da ebrei. Il Brasile, il Perù, il Messico, la California, sì, perché c'era l'Inquisizione in Spagna, l'Inquisizione in Portogallo, gli ebrei sono stati lì da 500 anni, ma non l'Argentina, non il Sud Brasile, non l'Uruguay, non il Canada. Non gli Stati Uniti, sono tutti cristiani perché non c'era nulla, erano poveri, erano colonie povere. Oggi sono ricchi dopo 200 anni di lavoro di cristiani, 200-300 anni di lavoro. E adesso in questi ultimi 50 anni adesso sono venuti tutti emigrati dal Brasile, del Perù, del Messico, da Israele, dappertutto, dall'Olocausto in Germania. Adesso sono venuto, io ho una cugina che lei è ebrea, ebrea, ebrea. E lei, il padre è ebreo di Germania. Lei va al consolato, lei è milionaria, lei è sposata con mio cugino una volta che lui era ricco. Lei va all'ambasciata tedesca con il suo fratello e lei ha 50-60 anni, tutta la vita a ricevere la pensione che gli paga la Repubblica Tedesca. Ma questo non era una cosa giornaliera per noi, ma oggi è. Oggi negli Stati Uniti, in Brasile, in America, a Dublino, se tu non sai il Hakuna, non sai che non hai lavoro. È così. E si parla solo di soldi, di prezzi. Non era così. Non era così. C'erano aeroline argentine, brasiliane, la Varig, era tedesca brasiliana, volavano da tutto il pianeta, non stanno più, si capisce così. E per sopravvivere uno che viene di questa classe. Capisci? E tante volte io mi comporto come ebreo, sì, perché anche i cristiani noi abitiamo nell'antico e nel nuovo, così noi abitiamo nei due, così noi capiamo loro, ma loro non capiscono noi, loro anche fanno la negativa, capisci? Loro capiscono metà della nostra storia, ma noi capiamo loro, come ho spiegato con la storia dell'irlandese. Io capisco cosa vuol dire lei, che gli irlandesi hanno capelli rossi, che l'irlandese ha la carta d'identità che dice Repubblica dell'Irlanda. Io lo capisco, ma lei non capisce quello che gli spiego a lei. Lei rimane lì, sotterrata in quella storia dell'Antico Testamento. Al finale, dopo il tempo passa e l'Europa è tutta, viene tutto i musulmani, gente d'altra parte, e quello che loro sono tanto attaccati a quello non esiste più, capisci? Non lo vedo molto sostenibile, ma sì, ma c'è quello, ma io sì, si spiega, si capisce cosa spiego, che io sì, alterno, per quello dico Shavatova, io ho dei clienti, io lavoro con le vendite. Da 5-8 anni fa tutti i clienti che mi arrivano con soldi sono ebrei. E sempre dico sì, devo spiegare. Io parlo, loro mi fanno parlare, mi fanno spiegare, mi fanno spedire la compagnia. Io adesso metto, devi pagare. Devi pagare, come pagare? Perché per fare affari con gli ebrei tu devi mettere lo stop. Perché sennò ti usano, sennò dopo dai credito e non paghi, quel problema che ce l'ho. Ho dato credito alla comunità Ashkenazi di Texas. Perché loro non mi hanno dato, avevo chiesto credito, loro hanno detto di no, ho detto ok, io do credito a voi adesso, loro adesso sono servizi con qua, sono con la polizia, con l'avvocato, perché non pagano. Perché nella religione di loro io ho dovuto da avere collaterale e contratto e una cosa ben chiara, perché loro non credono nel credito, ma noi crediamo nel credito, ma loro no. Così per fare affari con loro. Se io ti voglio vendere questo cellulare ma non ti pago subito, io devo lasciare un documento, un passaporto, una cosa che prova che tu torni per quello e paghi. E così, per quello anche oggi il sistema bancario americano, europeo, argentino ha tanta proprietà, perché loro solo danno dato credito basato nella proprietà, nel collatero. È un problema che ci sta oggi, per quello anche la recessione. Hanno creato questa recessione perché io ho avuto consulente ebrei a Portogallo, come si dice, finanziario ebreo, lui di portoghese ebreo, che ci sono tanti, il Portogallo è anche un paese molto ebreo, e perché io faccio vendite di riso prodotto in Portogallo, ho il mio marchio lì. Come spiego? Io non faccio il broker perché io ce l'ho il mio marchio, io faccio il disegno, io vado alla fabbrica, faccio tutta la parte industriale. Tutto il servizio, l'unica cosa che non faccio è mettere il riso dentro il pacco, ma tutto l'altro lo faccio. Io sono andato a Thailandia, per esempio, ho scelto il pacco, faccio il disegno, la traduzione in lingue diverse,
o il cliente o il marketing. Io ho troppo lavoro. Il problema è che anch'io sono qua attaccato ai problemi che siamo in questo nuovo. È normale che questa cosa dell'età nera e anche della priorità essere gli affari della comunità ebrea e gli affari della comunità è il brokerage. Così uno prova, ma il brokerage è dove ci sono i soldi, per quello tutti vogliono fare il broker e tu vedi tanta gente, anche il dottore, come un'altra ragazza un altro giorno domandava di avere un dottore, andare in dottore a Dublino, ma solo sono il broker, il fuoco della comunità ebrea non è la produzione, il fuoco di loro è la trattativa. Così trovare un medico che fa il lavoro a Dublino, forse troverai un broker. Il broker ti spedirà in Turchia, per esempio, fa il trattamento in Turchia, capisci? Perché lui è più broker e così lui tante volte farà delle trattative e dopo ti spedirà a un dottore e il dottore al finale riceve 500 e lui riceve 1500 perché il broker è la priorità e anche per quello anche c'è tanta povertà nei paesi che sono conquistati dalla comunità ebrea, come si vede oggi in California, in Argentina, a Dublino. E Israele e Palestina che sono posti che sono ebrei da poco, che non erano così, ma adesso sono diventati così, si capisce? Va bene, avviso legale di nuovo, questo video 1 ora e 40 minuti, sono 15 euro, questo è la fattura a Mark Zuckerberg, che con la sua azienda che lui deve pagare. Per le trattative, se il pagamento si fa a quelli che gestiscono questo gruppo, perché questo è stato fatto dentro un gruppo con 23.000 membri, e dopo questo gruppo mi paga, può darsi, o si paga a me prima e dopo io pago il canale di distribuzione. Questa è una cosa che deve stare messa in un contratto per sapere qual è la forma che questo deve essere regolizzato, ma per quanto riguarda. E tutto quel lavoro che ho fatto per Facebook dal 2008 fino a quando hanno sospeso il mio conto un mese fa è un'altra storia perché lì sono stato vittima di fraude. Oggi già quel nuovo profilo è diverso perché le cose sono già più chiarite, per quello ho il mio statement nel mio profilo perché sono cosciente dei miei diritti, sono cosciente che sono a lavorare, che questa è creazione di contenuto per un'azienda di media. E che questo c'è un valore, deve essere pagato, e siamo solo in attesa di vedere come il signor Zuckerberg va a sistemare, ma chiaro con l'ausilio delle autorità americane e europee che devono davvero fare il lavoro di sistemare. Non è facile perché c'è troppa corruzione, già si sa, ma io come un cittadino comune non lo sapevo. Il problema di quelli che fanno affari con la corruzione è che la corruzione è un shortcut. Tu riesci a avere, ma una volta che si vede che è stato, perché c'è tutta la competenza, ci sono anche davvero tantissime aziende di media che sono molto arrabbiate con questo ragazzo a fare milioni di dollari e rubare tutto il business di media senza neanche pagare quelli che credono nel contenuto. Così c'è tutto un ambiente favorabile a che queste. Situazioni che ha fatto questo signore di essere regolare. Va bene, così un saluto. Questo è stato fatto in lingua italiana. Un saluto, 1 ora e 43 minuti. Un saluto. Best rise, best price. Le gruppi a 12 anni. 12 anni. Augustine. Best rise. Le hip parfait. Le hip parfait.